Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Innanzitutto come state, visto che recentemente, le ultime settimane, porto sempre dei video in differita, pertanto non riesco mai ad avere un contatto molto quasi in diretta. Ecco, diciamo così, questo video lo sto registrando oggi che è giovedì sera, ma dovrei pubblicarlo domani, quindi spero di avere veramente poca distanza tra il momento in cui lo pubblico e il momento in cui lo registro. Detto questo non è un video in cui parlo di qualcosa, ma un video rivolto a voi perché voglio da voi un aiuto. Un aiuto molto importante perché di questa cosa me ne occupo ogni anno. Ma è una cosa a cui tengo molto, perché nei limiti del mio possibile, delle mie capacità, tendo sempre a modificare un po', rinnovarmi, evolvermi anch'io. E semplicemente questo. In estate farò un restyling, come sempre lo faccio. A fine campionato chiudo un capitolo, quello della stagione passata, e cambio anche i discorsi di grafica. Voglio fare diverse cose quest'anno. Rinnovare profilo, cioè pagina Facebook e o Twitter e così via. Quindi tutto quanto collegato e canale YouTube, fotoprofilo e immagini in copertina. E queste sono due cose. Voglio cambiare l'intro e il finale per quanto riguarda i video, cioè l'intro col marchese bianco-nero e il finale con le indicazioni dei social. Voglio cambiarli, tenendo conto che per quanto riguarda la chiusura dei miei video, quindi la sigla finale, metterò il nuovo pezzo del mio amico Ginocchiello Pelé 58, che è stato presentato in un video con l'intervista doppia, e pertanto metterò, a posto di paura, paura, metterò semplicemente questo nuovo pezzo che deve uscire, poi chiederò in prestito a lui. Però ovviamente il discorso, lo sfondo, l'immagine devono cambiare. Quindi sono già due cose. Abbiamo la fotoprofilo, copertina, e abbiamo anche il video introduttivo e la video finale per quanto riguarda le mie sigle. E sono già quindi quattro cose. Inoltre voglio fare il restyling per quanto riguarda YouTuber Steam, Facebook. Fotoprofilo e immagine copertina sono due cose che sommate altre quattro sono sei cose. Sì, sei cose, sei cose. Sei cose che ovviamente mi rivolgo, io ovviamente le farò lo stesso a prescindere da quanti di voi adempiranno a questa cosa qua, ma è anche vero che voglio chiedere un po' il vostro parere, un po' i vostri gusti, e vi chiedo in base alle vostre capacità e competenze di darmi questo, per chi volesse chiaramente, un'idea, una bozza, cioè un'idea sviluppata in qualche modo, e una composizione, quindi un prodotto che potrei già utilizzare, cioè se uno è molto bravo con la grafica e vuole aiutarmi in tal senso, vende gratuitamente, potrebbe farmi un'immagine copertina, profilo, darmi delle idee, vedere di comporre qualcosa, fare qualcosa di più innovativo, creativo. Quindi in base alle vostre competenze, chi fosse interessato, idee, solo darmi un'idea un po' una dritta su come fare, bozze per abbozzare qualcosa, magari qualche disegnetto a mano, non so, quello che volete, qualche cosa con Photoshop, qualche fotomontaggio e così via, qualche sigla, qualche musichetta da metti sopra, quello che è, e composizione, cioè darmi già un prodotto finito che io ovviamente valuterò in base anche a quello che mi arriverà e vedrò se mi piace o meno e lo utilizzerò. In tal caso farò ovviamente darò i meriti a chi di dovere. Quindi semplicemente ripeto la cosa. A me serve, servirà e servirà soprattutto all'estate, ma voglio prendermi già per tempo adesso perché so che poi alla fine se mi metto all'ultimo faccio le cose in fretta e vengono male. Quindi tanto vale mettersi adesso e far rimbalzare il video più e più volte. 1. Il marchese bianco-nero per quanto riguarda i social, fotoprofilo e fotocopertina. YouTube, ovviamente fotoprofilo e fotocopertina che sono le stesse di Facebook con i dati del caso in base alle dimensioni, sigla iniziale e sigla finale del marchese bianco-nero, quindi sui video e su YouTube. E questo è per quanto riguarda il marchese bianco-nero. Per quanto riguarda YouTube Steam, semplicemente fotoprofilo e fotocopertina di Facebook, perché siamo solo su Facebook e pertanto li estremo solo là, oltre anche a Instagram, però Instagram ovviamente metto sempre la fotoprofilo di Facebook e l'applico anche a Instagram. Intanto è questo, non vi anticipo altro perché ho sempre delle idee in continua produzione che voglio fare con voi, però chiaramente intanto mi serve questo, non è che vi sto dicendo fatelo voi altrimenti non lo faccio, io lo farei comunque, però chiaramente visto che mi piace avere un rapporto diretto con voi e sentire anche quelle che sono le vostre opinioni, visto che chi mi segue magari apprezza anche delle certe cose, chiedo a voi, così risolvo il problema, se poi arriveranno delle belle idee, delle belle composizioni o delle belle bozze semplicemente, io prenderò atto, farò mio queste cose qua, farò tesoro delle vostre idee, delle vostre bozze e composizioni, e magari siete voi a cambiarmi il volto della pagina. Quindi sono semplicemente qua ad aspettare le vostre idee, mi potete scrivere in privato, qui sotto nei commenti, mandarvi semplicemente la mail, basta che guardate sull'informazione che ho YouTube, trovate anche la mail, mandarmi una mail con delle vostre cose, scrivermi sui social, dove volete. Io rispondo sempre, lo sapete, perché chiaramente mi ha scritto già, rispondo sempre e semplicemente aspetto solo voi. E ovviamente c'è un po' di tempo, però prima facciamo le cose. Meglio è perché poi devo avere tutto il tempo anche per farle io, per mettere a posto il discorso come si deve. Forza io come sempre, aspetto le vostre opinioni e così via. Qui sono i commenti dove volete. E alla prossima. Buon weekend, buona Pasqua. Ciao.
Ciao.